Eccoci tornati nello studio di Una Mattina. Allora, adesso vi dico l'ARP. Che cos'è? Beh, l'ARP è l'acronimo di Live Action Role Playing. Di che cosa stiamo parlando? Di un vero e proprio gioco, ma non il gioco da tavola, quelli a casa che facciamo, ci divertiamo, belli. Un gioco di ruolo dal vivo, cioè pensate, il primo, l'ARP sembrerebbe risalire addirittura all'imperatore Augusto, ma ancora oggi si fanno, cioè praticamente vanno nei comuni, nei borghi, centinaia di persone e giocano realmente, cioè si identificano poi in personaggi. Io potrei essere, non lo so, un imperatore e per alcuni giorni devo essere l'imperatore, oppure una dama, un cavaliere, qualsiasi cosa. Allora colleghiamoci, andiamo proprio da Andrea Bonfanti, sindaco di Celle, provincia di Pescaglia. Eccoci sindaco qua, sindaco di Pescaglia, buongiorno. In provincia di Lucca. Insieme a Massimo Tosi, buongiorno. Però avevi detto giusto, Massimiliano, perché siamo a Celle in questo momento. Abbiamo trovato una location, perché fuori piove, oggi è una giornata un po' disastrosa, ma siamo nella casa che fu degli avi di Giacomo Puccini. Questo è il letto dove lui è nato a Lucca, riportato qui. E quindi, sindaco, un'occasione speciale per ricordare il grande maestro. Assolutamente sì, quest'anno ricorrono i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, che è morto a Bruxelles il 29 di novembre del 1924, e quindi quest'anno abbiamo deciso di ricordarlo in una maniera particolare con il linguaggio dell'ARP, che ormai da qualche anno ci caratterizza. È molto caratteristico e molto divertente, perché poi io, insomma, un po' ho partecipato pure io, Sì, sì, anch'io mi diverto con i giocatori. Guardate, venite con noi un minuto che entriamo nella cucina. La cucina proprio della famiglia Puccini. Guardate che meraviglia. Questa è una specie di larpe, perché anche noi siamo tornati in un tempo passato. Sì, questa è una sorta di capsula del tempo. Questa è la cucina come era in casa degli avi di Puccini. Favoloso. Massimiliano, hai qualche curiosità? Allora, o vuoi far vedere un video? Torno da voi perché, come vedete, qui in studio abbiamo Umberto Francia. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. L'ARP designer. Allora, intanto ho detto bene, ho spiegato bene di che cosa stiamo parlando, perché qualcuno potrebbe pensare che sia una rievocazione storica, invece no, è proprio un gioco. No, è un gioco, diciamo, il gioco di ruolo dal vivo è figlio del gioco e del teatro. E, in inglese, in francese, in tedesco, in russo, giocare e recitare si dice nello stesso modo. Ah. E questo noi lo riportiamo appunto nel live action role play. E, quindi si interpreta un personaggio all'interno di uno scenario, non legati a un copione scritto, ma attraverso un'improvvisazione. Però tu sai che sei quel personaggio? Esattamente. Fortissimo. E noi che ci abbiamo mandato? Noi abbiamo mandato proprio Massimo Tosi a giocare. Vediamo un po' il servizio. Cari amici di Una Mattina, oggi vogliamo ricordare Giacomo Puccini, perché a 100 anni della sua scomparsa si svolge un grande evento dove le persone comuni come noi diventano personaggi proprio pucciniani. E siamo nei dintorni di Lucca, a Colognora, a Pescaglia, ed eccoli qui i veri protagonisti. Buongiorno! Buongiorno! Lei oggi chi è? Mario Cavaradossi, molto piacere. Lei è Mario? Perfetto, benissimo, beh, un Mario meraviglioso. E lei, signora? Floria Tosca. Barone Vitellio Scarpia. Ancora non ho ben capito quale personaggio interpretare, un personaggio pucciniano. Per questo siamo al teatrino di Vetriano. Mi accompagna lei al ballo? Ma certamente. Andiamo tutti al ballo! E quando nel cielo le stelle cominciano a brillare, io Calaf della Turandot posso diventare. Mimì di Bohème, che onore! Come balla bene il valzer! Sì. Come sta questa sera, Tosca? Madame Butterfly, buonasera! Buonasera! Lei non può fare tappezzeria! Se vuole possiamo ballare un valzer. È un onore, così chiudiamo il nostro servizio, va bene? Allora, come in tutti i giochi, c'è comunque anche quell'aspetto educativo, tant'è che si parla anche di EduLARP, è vero?
Sì, il LARP può essere utilizzato per puro intrattenimento oppure declinato in varie forme, tra cui l'EduLARP. E noi portiamo avanti un progetto con la Città Ideale e la Regione Lazio, ad esempio a Roma e a Viterbo, dove coinvolgiamo le scuole in LARP che ogni anno hanno un tema diverso. L'anno scorso ne abbiamo fatto uno sulle cite delle Fosse Ardeatine, quest'anno invece parla di cittadinanza attiva, un progetto utopia. Ecco, ma una cosa, ma le persone che poi si decidono comunque di giocare per quei giorni, cioè devono totalmente dimenticare chi sono, cosa fanno, lasciare anche il cellulare? Sì, noi li invitiamo, diciamo, a distaccarsi, diciamo, dal mondo esterno il più possibile e interpretare il personaggio H24 anche durante la notte. E quindi ci sono degli eventi che possono accadere diciamo anche in fase notturna e loro devono reagire agli stimoli della regia come fossero i loro personaggi. Che bello però. Allora, intanto ritorno da te, Massimo. Massimo, tra l'altro è una situazione veramente importante perché sì, pensiamo anche come poter ripercorrere la vita, come avete detto bene prima voi, quindi anche andare a conoscere personaggi storici che hanno fatto la storia del nostro paese. Esatto, poi questi eventi, Sindaco, volevo chiederle quanto aiutano il territorio dal punto di vista turistico? Assolutamente, noi abbiamo iniziato con il LARP da un'idea di una nostra concittadina che si chiama Benedetta Pini, proprio per trovare un modo diverso per raccontare il nostro territorio, perché ovviamente dobbiamo far conoscere un territorio come quello di Pescaglia, il territorio della famiglia Puccini, e quale miglior occasione di utilizzare un'esperienza emozionante, l'emozione che i giocatori poi si riportano dietro e diventano i maggiori testimonial di questo territorio. Sindaco, le questo posso territorio chiedere una cosa? Fantastici, ecco, potete vedere un po' fuori. Però una curiosità, Sindaco, ma lei in quel periodo si toglie i panni da sindaco? Allora no, io interpreto il sindaco all'interno dell'arco. Facile. Già in due occasioni, anche in questo su Giacomo Puccini, ho recitato una parte facendo il sindaco. Beh, sì, mi diverto, però non sono così bravissimo, insomma. Allora, curiosità. Ha fatto la sua bella figura l'altra sera. Siamo andati avanti fino alle 2 di notte a ballare. Guardate, quindi. Le sindaco, le posso dire una cosa che è una cosa che non conoscevo, l'ho conosciuta veramente qualche mese fa, proprio parlandone qui a una mattina. E vorrei partecipare, mi piacerebbe. Ma come si fa però a sapere anche quali possono essere le tappe? Ma allora, ci sono dei siti internet ovviamente che ne parlano, quindi nel nostro caso il sito di Eriados, e c'è un calendario. Si prenota come si prenota una vacanza? Quanto tempo prima? Beh, a seconda, un mesetto prima è sufficiente, però se ti vuoi preparare bene anche con maggior anticipo. Perché dico questo? Perché così almeno ci possiamo preparare. Sei pronta? Non lo sappiamo, ci potete aiutare in questo magari? Certo, in certo. Qualche personaggio. Grazie, dai, ringraziamo bella, i nostri ospiti, Umberto cosa. Francia, grazie. Grazie a voi. Ringraziamo Andrea Bonfanti, grazie Massimo.